avevo questo disco cantato e mi ero reso conto che non volevo lasciarmi alle spalle ancora il rap e mi so chiuso a fare, diciamo, un altro disco, fino a che non avevo capito che avevo due dischi in mano e l'ho dovuto separare perché insieme non, ho provato anche a mischiarli, ma non veniva figo, non veniva un filo unico. In Ecco. realtà mi è venuta dopo Vita Mignotta, Ok. che io ho scritto quel pezzo che inizia cantato e poi conclude, diciamo, Yeah. rappato. E da lì avevo capito che forse era una cosa figa, la doppia anima, far vedere entrambe le parti in un unico disco. Vita Mignotta era proprio il singolo che spiegava il mio disco e quindi l'abbiamo fatto uscire prima di tutto quanto. E Andata e Ritorno invece è il contrario, è un pezzo rap, però la base è tutta suonata e quindi abbiamo fatto sto mix. Infatti Come neanch'io suoni? cedo nulla di male, anzi, secondo me se uno fa sempre la stessa roba, alla fine, a parte penso, te rompe prima te proprio artista. Comunque Ma scusami. sono tanti dischi che sto provando a, diciamo, a dividere le mie due parti, non ci sono mai riuscito, ho sempre fatto dischi, tra virgolette, ibridi. Invece stavolta abbiamo proprio deciso di dargli un'anima vera anche al cantato. Sì, allora per dirti c'è stava. Allora per dirti. Parliamo delle stesse cose. Il pezzo con Bresci io l'avevo scritto su una linea di pianoforte, da solo. Bellissimo il pezzo. Grazie mille. E poi sì, è stato sviluppato, ma come tutte le canzoni, io inizio da un giro magari di chitarra o di pianoforte. E poi vengono sviluppati in studio per impacchettare meglio proprio la canzone. Allora, intanto sempre io cerco sempre di prendere featuring. Comunque abbiamo lo stesso, comunque abbiamo rispetto reciproco. Io sono amico di tutti quanti i featuring del disco. Quindi principalmente li ho scelti per quello. Perché poi non vado mai a cercare canzoni per arrivare a un numero o fare tot streaming, non mi frega niente. A me piace il prodotto figo e loro l'hanno fatto diventare ancora più figo. Infatti, sono contentissimo. Guarda, Noemi, sì, mi ha fatto sballare quando ha sentito cantare così alto. Me lo chiudo in me stesso. Credo. No, fortissimo, mi ha fatto venire i brividi, veramente forte. Lei mi ha fatto proprio sballare. Allora, con Bella due. Fede siamo molto amici, proprio ci vediamo, parliamo, andiamo a pranzo fuori. E un giorno, ma 2 anni fa, se ricordo bene, mi ha invitato a casa sua a vedere Sanremo. E ho conosciuto così Alex. Comunque abbiamo iniziato a parlare, abbiamo preso una certa confidenza. Anche io quando ho fatto il pezzo con Federico mi è venuto in mente di far mettere delle chitarre Alex perché comunque lo ritengo il più forte almeno in Italia. Ma per me è Comandante. importantissimo non lasciare le mie radici anche perché forse è quello che mi differenzia un pochetto. E sì, volevo dedicare comunque parlo sempre di Roma ma non gli ho mai dedicato un pezzo. E sembra il momento giusto di farlo e non ho voluto fare il classico pezzo per la propria città, ma l'ho messa come se Roma è la mia ragazza, quindi un po' me la so giocata. Guarda, poi a me piace molto la musica, quindi non sto lì a dire, oddio, adesso devo fare il disco pop, adesso devo fare il disco cantato, quindi a me piace proprio fare musica. E magari quello che mi esce e che a me mi piace lo inserisco nel disco. La prima canzone che ho scritto non me la ricordo, te posso dire l'ultima. L'ultima è sempre Vai. Nei guai e penso l'ho consegnata l'ultimo giorno perché mi mancava il ritornello. Avevo la canzone senza ritornello e il giorno dopo la cioè dovevo consegnare il giorno dopo e ancora non avevo il pezzo. Quindi stavo per chiamare Universo e dire guarda che non c'ho più il disco, invece poi alla fine mi è uscito il ritornello
sono stati tutti contenti. Davanti a tutte e due le cose, principalmente in questo periodo forse mi piacerebbe fare qualcosa in più di cantato. Però non voglio mai accantonare il rap, quindi non so che aspettarmi al disco prossimo. Già ci sto Va pensando. bene.